io vorrei ripigliare questo punto. Abbiamo visto in tutti questi ultimi anni la speculazione continua da parte della finanza afroamericana contro i nostri titoli di Stato, con la scusa, sì, vabbè, voi ci avete un 120, adesso è 123, e con Monti, dobbiamo dire, rispetto all'epoca Berlusconi è cresciuto al 3%. Voi ci avete un 123% di debito sul prodotto interno lordo, per cui, insomma, è normale che ci siano investitori, parentesi, speculatori che non si fidano di voi, che pensano che i vostri titoli di Stato sono sostituibili sul lungo termine. Uno potrebbe pure replicare che, per esempio, c'è l'economia giapponese che c'è un debito del 230% sul prodotto interno lordo, e non ci sta nessun speculatore afroamericano che prova a fare i giochetti al ribasso. E nessun modo rischio che arriva a dire: ah, guarda, noi abbassiamo il nostro giudizio sulla sostenibilità futura dei tuoi BTP, che in genere quelli che vengono presi d'esame per dare la salute dell'economia sono quelli a 10 anni. Bene, recentemente, anzi, da 2 anni a questa parte c'era un fondo di investimento americano, si chiama Knight Wing, il quale a contramano si presentava, cioè che possedeva l'1% dell'ENI, adesso è salito al 2%, e che si presentava regolarmente a tutte le assemblee dell'ENI chiedendo che l'ENI mettesse in vendita tutte le proprie quote dentro la SNAM, che è la società che gestisce in Italia la distribuzione del gas. Adesso uno si domanda: com'è che questi qua di Knight Wing ce l'hanno proprio con l'ENI e con la SNAM? Poi recentemente il rappresentante di Knight Wing, che si era presentato all'ultima assemblea dell'ENI, si è fatto sfuggire che, ma sai, con i giornalisti, per noi americani la vendita della SNAM è quasi più importante, anzi è più importante dell'abbattimento del debito pubblico. Questo perché? Perché Knight Wing agisce come, diciamo, quinta colonna, chiamiamola così, degli interessi americani che non hanno mai gradito. Questa è una cosa che risale fin dai tempi di Mattei, degli anni 50, quando volevano che lui, invece di liquidare Raggi, che dovesse liquidare Raggi, invece di liquidare Raggi, tirò fuori l'ENI, che cominciò ad agire in tutto il mondo, soprattutto in Nord Africa, in Medio Oriente, in Vicino Oriente, e che mise in crisi gli interessi inglesi e americani, oltre quelli francesi in Nord Africa. Da voi vedete lì. E questo è una linea che si è particolarmente poi rafforzata negli ultimi 2 anni, specie quando a fine del 2010 vi fu venne stabilito a Tripoli un accordo triangolare fra Italia, Russia e Libia, per rapporti comuni sia nel campo del gas che in campo elettrico. E questa è la vera ragione per la quale c'è stato l'intervento contro la Libia, proprio per diminuire, per buttare fuori, anzi, meglio, diminuire di molto la presenza italiana in Libia, e per troncare i rapporti con la Russia che si voleva affacciare nel Mediterraneo. Questo perché è successo? Perché il gas, entro i prossimi 50 anni, dovrebbe andare a sostituire quasi completamente il petrolio, che viene dato in esaurimento. Questo tipo di strategia da parte della finanza anglo-americana non è altro che la continuazione di tutta la guerra che è stata fatta negli anni 50 e all'inizio degli anni 60 con Mattei, che poi è stato assassinato nell'attentato a Pascatè, e che poi è continuata, anzi, ha avuto un punto di dopo la morte di Mattei, ha assunto l'ENI sotto Cefis posizioni più atlantiche. Poi, con la caduta che è stata provocata della prima Repubblica, e con la famosa
stata avviata la privatizzazione delle imprese pubbliche private, che in parallelo a questo si è anche realizzata la lavorazione martirite con l'estromissione del Partito Socialista e della Democrazia Cristiana, che nonostante tutti i giudizi negativi che qualcuno può avere sul loro operato, però male avevano conseguito l'interesse nazionale dell'Italia. Tutti noi sappiamo che poi cosa è stato la crociera del Britannia e i mani pulite attraverso i quali il meccanismo era quello di mandare al governo i comunisti diventati improvvisamente socialdemocratici in cambio delle privatizzazioni. Un processo che è stato bloccato dall'avvento di Berlusconi nel 94 con l'elezione e poi ripreso nel 96 con il governo prima di Prodi e poi di D'Alema. E non è un caso che il giorno dopo essere diventato Presidente del Consiglio, D'Alema si è andato a Londra a trattare con gli ambienti della City per rassicurarli sul fatto che lui avrebbe portato a termine il processo di privatizzazione. Qual era sappiamo che venne fatta una sciagurata privatizzazione, per esempio, della Telecom, che attraverso una quota quasi del 5-7% venne data agli ambienti vicini alla Fiat, sulla quale forse ancora una sciagurata offerta pubblica d'acquisto che vede permessa sempre da D'Alema e dal suo uomo di fiducia, la Consob, più ci spaventa, attraverso l'avvare una società che era in piena salute, aveva un debito di appena 5.000 miliardi, si trasformò in un mostro con 50.000 miliardi di debito. Tant'è che non poteva, un'operazione in base all'ingegneria finanziaria non per niente è stata per il banco. E uscì fuori una società così indebitata che poi non ce la fece più a tirare danni. Tant'è che adesso di fatto è stata assorbita dagli spagnoli di Telefonica. Possiamo ricordare più inciso che all'epoca c'erano anche altre due società partecipate dallo Stato. La Omnica, che era da Olivetti, che venne venduta praticamente prima ai tedeschi e poi agli inglesi, adesso di Vodafone, e poi la Wind, che era dell'Ener, che adesso è finita prima agli egiziani, poi adesso la Russia. Il problema però è adesso tutto quello del Reni. Insomma, è significativo che questa benedetta vendita della Snam è stata avviata, ed è stata avviata in qualche caso dal nuovo governo. La Snam è controllata attualmente al 50% dall'Eni, ma a sua volta è controllata dalla Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti dovrà acquistare un 20-30% della Snam. E chi è che hanno dell'apparato pubblico, la Goldman Sachs. Guarda caso che ci sta il governo, un consulente della Goldman Sachs, è anche un consulente di una banca che ha speculato contro l'Italia, e un consulente sempre di Moody's, che è un'altra società che a suo modo ha speculato sempre contro l'Italia. Noi stiamo assistendo, di fatto è stato avviato dalla finanza anglosassone una operazione di smantellamento dell'industria italiana. Quello che stiamo assistendo adesso della Fiat è una cosa che dipende dalla fine dei finanziamenti pubblici e da assolutamente nessuna voglia da parte della famiglia mia di continuare a tenere la Fiat, perché è molto probabile che vengano chiusi gli stabilimenti in Italia, che si vada a investire, a produrre tutte le macchine del gruppo in altri paesi dove il costo del lavoro è molto più basso, come avete visto sui bilanci dei paesi in Polonia o in Brasile, dove un operaio costa 600 contro i 1.000 fiori, ma addirittura in Serbia dove fino a 200 euro che non li pide una donna per le pulizie del terzo mondo.
stiamo assistendo a uno smantellamento, secondo me, del sistema industriale italiano, che sta procedendo nell'assoluta mancanza di azione da parte del sistema politico italiano, il quale manca assolutamente una qualsiasi visione strategica di tutto il periodo, quando invece non poteva addirittura essere in malafede e perseguire volutamente questo tipo di disegno. Il problema è, ed è una, nel caso per esempio dell'ENI, attualmente la quota pubblica dell'ENI è al 30%, e noi tramite il 30% è stata varata la norma del Golden Share, la quale dice che, essendo una società di interesse nazionale, anche con una quota minima come questa appunto del 30%, il governo può nominare i vertici aziendali e quindi indirizzare la gestione. La Commissione europea si è allineata alle direttive della finanza anglosassone e che ha detto che la condizione è una cosa illegale, che quindi va rivista. Ma non solo questo, anche appunto l'Italia a cambiare le norme sulla dolce pensione, cioè per dire che una società come l'ENI potrebbe benissimo, tramite quel 30%, essere acquisita da una corrente tipo l'ESO ed essere, e la sua sede legale essere trasferita negli Stati Uniti. Quello che è grave quindi è la mancanza completa da parte della classe politica della Seconda Repubblica, che sta facendo veramente rimpiangere quella della prima, di una politica industriale, ma anche di un'azione incapace di leggere sul lungo periodo, non sono in grado nemmeno di leggere gli avvenimenti internazionali, perché però sono solamente il problema da come si è evoluta la situazione politica in Italia con tutti i partiti personali come quello di Berlusconi, ma questo però non giustifica la mancanza completa, ma non solo di voler difendere l'interesse nazionale, anche di sapere leggere come si stanno evolvendo gli avvenimenti internazionali, i nuovi interessi che si stanno creando, quello che ci può aspettare nei prossimi anni. Anzi, sembra che tutti quanti facciano solamente a gara per mostrarsi ancora più liberisti di quello che dovrebbero essere, insieme con quello che ha fatto Bersani, che si arrancava a testa addirittura per Berlusconi il fatto di liberalizzazioni, quando invece dovrebbe essere proprio la volontà di avere delle società dello Stato, come ha detto lei, che ci garantiscono l'approvvigionamento energetico, perché attenzione, non abbiamo quello, la nostra